ragazze, rieccomi con un nuovo video. In questo video voglio presentarvi la collana che io indosso. Questa collana si chiama Notte Stellata perché è appunto ispirata al quadro Notte Stellata di Van Gogh. Questa collana nasce perché ho partecipato al concorso di Creativamente in Concorso. Il tema era appunto di ispirarsi a un quadro famoso e creare una creazione. Quindi questo è quello che sono riuscita a creare. Io davvero davvero la amo. Lo dico di tutte le mie creazioni, però questa davvero ha qualcosa in più, non lo so, mi piace in tutti i punti, in tutti i luoghi, in tutti i mari, davvero davvero mi piace tanto. E quindi, siccome adesso qui non si nota tanto perché i capelli per metà la coprono, giro la telecamera, ve la mostro in dettaglio e vi spiego anche come l'ho realizzata. Considerate che questa è la mia prima collana in bead embroidery e considerate anche che è la prima volta che utilizzavo la seta scivoli, quindi davvero davvero sono soddisfatta del risultato. Quindi giro la telecamera e buona visione. Ciao! Dopo aver letto il tema del concorso, ho pensato subito al quadro di Van Gogh. Ho scelto questo quadro perché adoro quest'opera e adoro guardare il cielo, specialmente di notte sul mio balconcino. È il momento della giornata in cui mi rilasso e tutti i pensieri negativi svaniscono, naso all'insù e ci sono solo io e il cielo notturno, con le sue sfumature di colori e luci. Il cielo notturno dell'opera di Van Gogh occupa circa 2/3 dello spazio rispetto al paesaggio. Nel mezzo del cielo è raffigurato un vortice che per l'evidenza e le dimensioni è il protagonista di Notte Stellata. Nella mia interpretazione del quadro mi sono concentrata proprio sulle sinuosità delle pennellate curve del vortice, alle sfumature di colore, stelle giganti e la luna. Spero di aver colto l'essenza del quadro. Ho disegnato la forma di questi due vortici che si incontrano sulla Lazy Stiff Staff. Ogni perlina, perla, seta scivoli, rivoli e bicono Swarovski, ogni dettaglio è stato pensato e ripensato per dare quell'effetto di movimento sfumato da tanti colori. Dopo aver disegnato sulla Lazy, ho cucito la seta scivoli e dopo mi sono sbizzarrita. Ho modificato diversi punti, come si può notare dalle foto, e dopo qualche prova, ecco la mia notte stellata. Ho utilizzato diversi tipi di perline, 11.0, 15.0 e 8.0, bicono Swarovski di diversi colori da 4 mm e 3 mm. All'interno dei vortici ho aggiunto rivoli Swarovski da 10 mm per richiamare le stelle e posizionarle esattamente come nel dipinto. Due rivoli Swarovski colorazione Ultra Purple AB da 14 mm e la seta scivoli per enfatizzare la curva e i due vortici che si scontrano. Per la decorazione di questi due rivoli Swarovski ho utilizzato due tecniche differenti, quello posto in alto decorato con rocaille 15.0, donando questo effetto bombato, quello posto in basso decorato con il peyote diagonale cucito nel laterale dell'incastonatura per dare questo effetto particolare. Sul lato sinistro ho aggiunto il cabochon Swarovski ovale topaz 25x18 mm per riprodurre la luna, incastonata al peyote con questa decorazione laterale con cipollotti. Cipollotti di diverse misure e colori che danno vita a questa cascata luminosa laterale collegata alla luna. Perle da 6 mm opalescenti, mezzi cristalli da 3 mm, bagel e infine questa bellissima goccia in vetro, colorazione cobalto, incastonata al peyote e decorata con cipollottini che danno un tocco particolare all'incastonatura. Il girocollo è stato realizzato con la flat spiral, utilizzando perline e cipollottini di vario colore e dimensioni. Per la chiusura ho optato per una sfera calamitata dorata con strass crystal. Per il retro della creazione ho utilizzato un tessuto scamosciato in questa bellissima nuance blu, contornata da rocaille 11.0 utilizzando la tecnica del brick stitch. Cosa ne pensate? Attendo i vostri commenti! Con questo video voglio ringraziare chi ha sostenuto la mia collana nel concorso arrivando in semifinale con la votazione del pubblico. Grazie di cuore a tutte, un bacio, vi lascio da alcune foto della collana indossata, vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!